Sport e turismo nuovamente protagonisti nel Cilento con la quarta edizione del torneo di calcio e basket giovanile Cilento Sport Festival, ad accogliere le tantissime società provenienti da diverse zone d'Italia, un luogo davvero straordinario come quello che c'è nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e anche un clima a dir poco estivo per il periodo dell'anno. Ragazzi, vi state divertendo? Sì, molto. Cosa vi piace di più di questo torneo? Che si gioca bene e le squadre sono coi pari e non ci sono più forti e più scarse e ci divertiamo molto. Sì. Confrontarsi con altre squadre di altre zone dell'Italia. Facciamo un saluto tutti insieme in camera. Ciao! Ciao! Ciao. E ora andiamo ad ascoltare le voci di altri protagonisti di questo Cilento Sport Festival. Ale, da loro la cosa principale è che si divertano e che imparino a giocare a pallone. Poi per puntare al risultato ci saranno altri momenti quando saranno più grandi con le prime squadre e l'agonistica. L'importante è che si divertano sempre, che giochino in maniera corretta, nel rispetto delle regole, e poi ai calci di rigore può vincere una squadra come l'altra. L'importante è che abbiano dato spettacolo sugli spalti, perché comunque è disputata una partita ad armi pari in cui poteva vincere veramente sia l'una che l'altra squadra, in cui ha trionfato il divertimento e il rispetto delle regole, che è quello che all'età loro deve prevalere rispetto alla vittoria o meno della partita. La prima cosa, volevo fare i complimenti agli organizzatori del torneo, tutto impeccabile, l'organizzazione al massimo, e questo è l'importante, perché i ragazzi devono stare sereni, tranquilli e si devono divertire. Per quanto riguarda la finale, sono bambini. La prima cosa, almeno noi come società Nola, pensiamo al divertimento, i risultati non contano, non guardiamo le classifiche, pensiamo solo alla crescita dei bambini, sia come educazione sia calcisticamente. Quindi per me è stata un'ottima finale, complimenti al SV Roma che ha vinto, ma anche complimenti ai miei che hanno dato l'anima in campo. Oltre al calcio, protagonista anche il basket. Andiamo alla pala di Concilio per capire un po' cosa è accaduto. Ma guarda, una bella esperienza per i ragazzi, soprattutto in questo periodo dove le scuole sono chiuse, è un momento di aggregazione. Fondamentalmente non ci interessa il risultato finale. Siamo contenti di partecipare a questo torneo che è ben organizzato, coinvolge diverse squadre, ma c'è un vero spirito sportivo, quindi siamo pienamente soddisfatti di aver partecipato a questo torneo. Conosco i fratelli Malafronte da diversi anni e con piacere ritorniamo ai loro tornei, e quindi posso dire tranquillamente che come organizzazione hanno la loro esperienza maturata negli anni e che questo li porterà sempre a organizzare tornei più competitivi nel tempo. È stata una bella esperienza, emozionante per noi, ma soprattutto per tutti i ragazzi e i bambini. Grazie mille quindi alla società che ci ha ospitato. Momento di convivialità, quello che invece si è vissuto anche all'Hotel Village Marina di Pessum durante la cerimonia di presentazione ufficiale del torneo. Noi eravamo presenti insieme a Cristian Vitale e a Michele Siniscalchi, e allora andiamo a vedere un po' insieme a loro cosa è successo. Quarta edizione del Cilento Sport Festival, l'Olimpiade giovanile, presente anche quest'anno per il quarto anno consecutivo qui nel nostro Cilento. Tante le squadre provenienti da tutta Italia, andiamo a vedere chi c'è. Siamo con gli amici di Cercola. Oggi avete giocato? Sì, abbiamo vinto 35-10. In quale sport? Basket. Ma te leggo qui pallacanestro Cercola. Vi siete divertiti? Sì, è stato un bel torneo, bella partita. La vostra squadra è molto unita, vedo tutti i ragazzi belli vispi. Sì, ma oggi sono assenti 4-5 ragazzi che sono abbastanza forti. Purtroppo sono venuti a mancare. Puntate più a divertirvi o a vincere questo torneo? Tutte e due. Tutti, più che altro a divertirci, però ovviamente se vinciamo ci divertiamo un po' di più. Stoppiamo questa partita di calcetto, siamo con gli amici di? Di dove siete? Scavri. Oggi che giornata è stata per voi? In che sport avete giocato? Basket. Come è andata? Bene. Abbiamo vinto 74-0. Vi siete divertiti? Sì. E domani invece? Non lo so. Speriamo che vinciamo.
Il cielo si oscura, l'indora fa paura. Il cielo si oscura, l'indora fa paura. Siamo tornati al Carrano per fare un bilancio conclusivo insieme all'organizzatore, al presidente della Sud Eventi, Nello Malafronte. Cilento Sport Festival, la quarta edizione, calcio e basket, divertimento, tanto sport, tanti ragazzi provenienti da ogni angolo d'Italia, ormai un appuntamento consolidato quello della Sud Eventi nel Cilento. Sì, siamo per il quarto anno consecutivo proponendo questo format un po' di, dove si abbinano un po' di sport, basket, calcio e volley, quindi facciamo tutti questi micro tornei per ogni disciplina e siamo soddisfatti perché i ragazzi si divertono, i genitori a seguito possono vedere al di là dei loro figli giocare a calcio, a basket o a volley, però anche farsi un giro turistico per i luoghi che sono molto belli. È il primo appuntamento nel Cilento perché poi si ritorna qui a giugno con un altro torneo molto importante, quello di Benvenuti al Sud, richiamando il film che ha reso celebre Castellabate. Sì, poi noi teniamo il 7, 8 e 9 giugno questa kermesse di calcio giovanile che è ormai un punto di riferimento per le società a livello nazionale. Lo facciamo anche questo, è un appuntamento fisso che rivediamo ogni anno e quindi ospiteremo un po' di squadre provenienti da tutta Italia. Io sono molto soddisfatto perché al di là dell'aspetto sportivo coniughiamo veramente, gli operatori sono contenti perché poi in determinati giorni c'è un po' di affluenza e i ragazzi poi con lo spirito giusto di divertimento e sportività riescono a passare dei giorni di spensieratezza e di divertimento. We'll be right back.